Rosa per Laurenti Sellers in Agata Ulisse interpreta il ruolo di Milla. Ce lo racconti? Il ruolo di Milla, faccio la figlia di Catania e la Ricci, che non so chi è mio padre, e durante il film cerco di scoprire tra i diversi ex di mia madre qual è appunto mio padre. Senti, un ruolo comico dopo un ruolo molto drammatico che è quello di Anna Frank. E con Nichetti come ti sei trovata? Molto bene, Maurizio è veramente una persona simpatica che riesce a mantenere sempre la calma sul set, che è veramente una cosa buona per un regista, perché non è facile, soprattutto quando si hanno dei tempi molto ristretti. Tornando al film dove tu interpreti Anna Frank, che è andato in onda a gennaio, che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Beh, mi ha abbastanza cambiato, perché diciamo che prima di interpretare il ruolo avevo una conoscenza di ciò che è accaduto durante questo periodo, però ovviamente il film mi ha cambiato il modo di vedere le cose. Certo, in che modo? Beh, intanto mi ha aperto gli occhi verso una realtà che io non conoscevo, cioè l'antisemitismo, che sì, vabbè, ovviamente è esistito durante il nazismo, però non avevo idea che esistesse e potesse esistere ancora oggi. Sei giovanissima, hai 14 anni, hai già interpretato diversi ruoli, hai lavorato con tanti registi. Hai un sogno nel cassetto, qualcuno con cui vuoi lavorare e un personaggio che vorresti interpretare? Il mio sogno sarebbe di fare un film, diciamo, dell'orrore, ma uno dei registi con cui mi piacerebbe lavorare è Tarantino, che stimo molto come regista. È un ruolo che ti piace particolarmente, che è stato interpretato nel passato? È Uma Thurman in Pulp Fiction, che è uno dei miei film preferiti.